Salve a tutti, mi chiamo Ebbe Forcina e vengo da un paese che è Sezze, in provincia di Latina, e sono arrivata qui in Moldavia per esaudire un mio desiderio che ho sempre avuto con per me e per i miei denti, un fattore molto dolente che parte dall'adolescenza. Sono arrivata con una parodontite e il mio problema era questo. Avevo moltissimi mal di testa fortissimi proprio, e erano dovuti ai denti. Avevo 6 denti che si muovevano e quindi sono venuta alla conclusione che dovevo fare qualcosa per me, per la mia salute, perché è importante. I denti sono la prima cosa che noi dovremmo tutti salvaguardare, la nostra salute, questa è la nostra salute. E quindi io ho finito il mio percorso, sono felicissima di tutto quello che ho fatto, di tutte le persone fantastiche che ho incontrato, dalla logistica alla clinica, dal primo all'ultimo, e tutti i miei compagni di viaggio che io ho incontrato in questi miei 3 viaggi. Che dire, sono soddisfatta, felice, e penso che le persone che mi vedranno lo saranno ancora di più. Allora, io ho fatto una superior sopra e una premium sotto. Quando ho messo i denti è stata una sensazione, la prima cosa che mi sono domandata quando li ho messi, perché ancora non mi vedevo, ho detto, ma come saranno? Saranno belli, saranno... Sarò contenta, starò bene, cambierà la bocca, il sorriso, l'aspetto. E erano queste le domande. Poi quando abbiamo finito mi sono guardata e dirò, sono felice. È importante avere una bocca sana tantissimo. Se stai bene, allora sorridi, e sorridi proprio tanto. Io rido sempre. Adesso ancora non realizzo, cioè al momento ancora non realizzo, però non mi sento cambiata, perché io sono così, cioè io è così. Il mio aspetto forse cambierà in seguito, forse sarò più sicura di me, capito? Quindi non, come dicevo prima, non nasconderò più il sorriso, allora riderò e rido ancora, Tanto, 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 tanto. Rilassata, in modo proprio senza coprire nulla, di oddio, questo non lo posso fare perché la mia bocca non va bene, non sto bene. Essere insicura, quella per una donna è una cosa bruttissima, bruttissima, per tutti credo, non solo per la donna, anche per l'uomo. È stata per me un'esperienza molto positiva. Molto positiva, perché le ripeto, ho incontrato persone veramente accoglienti, e anche non conoscendoli, ma non perché lo devono, perché lo fanno, perché è il loro lavoro, che no, persone veramente in gamba, e persone che si sente proprio, insomma, che ti accolgono volentieri. E io questa esperienza la dico a tutti di farla con tranquillità, anche se non conoscete, non sapete, non pensate nulla da dire, ah, ma dove vai, che fai, ma chissà quali materiali adoperano, chissà, perché è questo quello che si dice, si fa cattiva pubblicità. Fidatevi, 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 perché ne vale veramente la pena. Grazie a tutti.